Ecco all'opera il cuoco Antonio. Come il dentice. Il mio amico fa gli onori di casa. È ora di cucinare. Luca, grande pescatore. Chi ti affetti la domani? Piano! Antonio, wow. Grande pescatore! Cristian, grandissimo pescatore! Niente! Cristian, piccolo pescatore! Oggi abbiamo pescato poco. C'è un'orata, c'è un sarago, il barracuda. Meglio che niente, almeno mangiamo qualcosa. E dopo abbiamo il carpaccio di triglia, come quello di ieri. Dopo lo vedremo. Mangiamo tutti quanti assieme, è più bello così. Ecco il carpaccio di tre pesci diversi, la triglia, il barracuda e la ciliegia, con salsa di soia e cipolle. Inoltre abbiamo la zuppa di scorfano per la pasta asciutta. Non abbiamo avanzato nulla. Il sabato, nostro ultimo giorno di pesca, abbiamo un ospite in più. Oggi abbiamo deciso di cambiare zona, perciò eccoci in viaggio.
hanno trovato delle grosse squame, probabilmente di dentice. Durante il viaggio troviamo delle barche a vela rovesciate e scaraventate sulla costa, probabilmente da una burrasca. Durante questo agguato ho perso un dentice, perché l'ho visto troppo tardi. Antonio, dopo un lungo agguato, riesce a raggiungere un branco di cordine, ma sbaglia il colpo.
si è rotta. Mentre filmavo delle corvine, sentivo qualcosa di strano. Ho percepito che c'era qualcosa che non andava. Infatti, dopo aver sparato e sbagliato il colpo, si è rotta la staffa della fotocamera. E con questa immersione e relativa cattura si conclude il nostro viaggio in Corsica. A presto!